Mi spiego con un esempio che non so se sorprenda qualcuno, ma però è chiaro a tutti. È quello che fa Socrate nei dialoghi Socrate, questo. I concetti, libertà, democrazia. Io quando faccio un corso agli studenti ne ho sempre la verifica. Sono concetti che tutti hanno nella testa, intendono come chiari, come universali, come punti di riferimento per il proprio agire, come punti fermi, perché mi permettono di capire che io, quando io dico diritti, libertà, uguaglianza, democrazia, sono dalla parte giusta, io mi schiero, no? Ecco, allora è difficile interrogarli. Il lavoro di storia concettuale è un lavoro che va contro il modo in cui noi tutti usiamo i concetti, quindi è un esperimento difficile, è un esperimento che non tutti sono portati a fare. Galli questa mattina richiamava questo lavoro comune, che è un lavoro di decostruzione dei concetti, e certo io sono d'accordo. Ecco, il mio tentativo, anche appunto per stamattina è stata adoperata una parola, fenomenologia, ecco, nella quale io per esempio non mi identificherei, anche nel significato più semplice che può avere, è il tentativo che io vorrei fare, che ho fatto recentemente, vorrei fare anche oggi, è di capire l'autonomia del comando, che il comando mi sia dato proprio da lui e non rappresenti la mia volontà, è esattamente ciò che bisogna pensare. È ciò che bisogna pensare, ma che non è possibile pensare se ci si ferma al dispositivo legittimante della democrazia. Siccome c'era un testo intitolato a Oltre la democrazia, ma che era un attraversamento di classici, non si diceva che cosa c'era oltre la democrazia, ecco, io direi questo, che oltre la democrazia c'è da pensare quello che si pensava prima, quello che si penserà dopo e quello che si deve pensare entro la democrazia. Cioè bisogna pensare al governo, che non è sempre la stessa cosa, ma è sempre una cosa diversa. Autore del libro intitolato Tra la forma e l'evento, la teoria politica della libertà di Machiavelli, del 2000. And he's completing a book on law and interpretation in contemporary continental thought. E sta adesso ultimando un libro sulla legge. Informazioni vecchie. Okay. È finito questo libro del pensiero contemporaneo continentale. See, that's what happens when you Google. That's Google. Il problema di Google. He missed that in his editing. That was his fault. Ma nemmeno lui l'ha corretto quando ho guardato. Okay. Just like any other part, aristocrats, philosophers, etc., aspires to lead or govern, in Greek arche, the whole city. If this part succeeds in its bid to government, then it forms a government of its part, of the people, which the Greeks call democratic. But modern democracy, according to Professor Duso, is right, is based on the destruction of the idea of society as something composed of parts or estates, in German Stände, Status. And thus on the abandonment of the idea that some or all of these parts, whether apart or in alliances, have a right to govern the entire society. Professor Duso is correct to say that for the moderns, the distinctions between rulers and ruled, those who govern and those who are governed, is no longer substantial. Beh, innanzitutto ringrazio molto dell'attenzione e delle osservazioni molto intelligenti che sono state fatte. Cercando di non dilungarmi troppo, faccio uno schema semplice per quel che riguarda la mia risposta. I just want to, you know, outline a very brief schema for my answer. Una volontà che non c'è, la volontà del popolo non c'è, altrimenti non sarebbe rappresentata. It's creation, it's production of something that doesn't exist. What is the economy that is being ridden? You know, what's the political economy that informs is the horse that's being ridden by your two types of government? All right, which strike me as really being rather similar. So between relations of power, that's just, that's abstraction, that's pure.